Prima. Ora, voi sapete tutti la battuta, no, che fece John Ford quando uno intervistò dicendo: ah, lei è un grande artista, un grande uomo di cinema, eccetera, eccetera. Ford lo lasciò parlare per un po', poi disse: ma io veramente faccio western. Ecco, io in questo senso umilmente mi metto nei panni non di Ford, ma dello spettatore di Ford, cioè non sono uno studioso di cinema, mi piacciono i western, tutto qui insomma, mi piacciono i western. La ragione per cui mi piacciono i western, a parte le abitudini appunto contratte in età molto giovanile, è il senso che il movimento di spazio e di tempo che il western comune, il grande western, riesce sempre a comunicare. Lo comunica magari in modi che sono sorprendenti rispetto a quello che uno si aspetta. Non so se voi vi ricordate My Darling Clementine di John Ford, più noto forse in Italia con il titolo Sfida Infernale, quando c'è una interessante esibizione di un attore che recita come usavano poi i guitti dell'Ottocento nel West, recita il solito coup de théâtre, il monologo dell'Amleto, viene naturalmente disturbato dai cowboys locali che hanno altri gusti e che trovano noiosa questa esibizione. Improvvisamente tutto si fa silenzio perché il personaggio di Doc Holliday, il dentista e pistolero poi passato dalla parte della legge, quando viene interrotto l'attore che dice il paese da cui, rumori, pistolettate e casino, appunto poi Victor Mature nella parte di Doc Holliday continua da cui non si torna, appunto non si torna indietro, e proprio questo fa sì che la risoluta tempra del pensiero si sbiadisca e imprese di lungo corso si insabbino, con questa meravigliosa citazione di Shakespeare, buttata dentro non per cultura, buttata dentro perché quello che ci sta raccontando Ford in Sfida Infernale è una sfida contro la morte e contro il destino non meno degna di quella che vede della Erte duellare con Amleto alla fine appunto del dramma di Shakespeare. Quindi in questo senso io ritengo che il western sia capacità di giocare su spazio, tempo e movimento in un modo estremamente come dire mitico, mitologico nell'accezione in cui si diceva prima, e non soltanto perché ci sono i cavalli che corrono insomma in quasi tutte le storie di western. E da questo punto di vista io ho l'impressione che il western si presti molto bene a non esemplificare banalmente, ma a dimostrare, far vedere un grande tema che è un tema filosofico. Il tema filosofico è un tema che è molto curioso. I filosofi cercano in molti casi un senso del mondo, un ordine del cosmo, una cosmologia direbbe qualcuno, oppure una giustificazione della legge, e nel fare questo sistematicamente ci vanno a sbattere contro, le infrangono. Questo è molto curioso. Beh, Socrate addirittura c'è morto, tanto per fare un esempio di un filosofo che nella sua ricerca di ordine c'è morto. Qualcun altro pure, magari non voleva, ma c'è rimasto dentro, che sia Giordano Bruno. Ecco, altri invece hanno pensato meglio che la fuga fosse un modo migliore per risolvere le proprie contraddizioni con il mondo che lo circondava. Anassagora, che prima di fare la fine di Socrate taglia la corda e se ne va via da Atene. Quindi questo scontro continuo tra quello che è l'ordine e poi diventa la legge nel senso anche politico della cosa, e quello che è invece la scelta personale che per questa legge opera, ma opera talvolta contro la legge, è una delle grandi di tensioni almeno della nostra cultura occidentale. Dico occidentale perché non so quanto questo si ritrovi in cinema o in culture tipo il Giappone. In alcuni casi mi sembra di sì, però sono di solito i giapponesi più occidentalizzati, esempio Kurosawa, tanto per fare un caso. Ecco, ma questo mi sembra un elemento appunto su cui il cinema ci porta a riflettere nel senso profondo del termine, cioè ci rispecchiamo dentro di noi quella tensione e diventa nostra. Come al solito gli esempi possono essere anche terra a terra,
prima dicevo il fuorilegge e l'irregolare Doc Holliday che alla fine lavora per l'ordine e per la legge, oppure il contrario, l'uomo che si tira fuori dall'ordine perché questo non funziona più e la sua rottura con quell'ordine apre un orizzonte nuovo portando altrimenti sarebbe morta, che so io tipicamente il grande finale di Mezzogiorno di Fuoco che appunto insieme io e mentre eravamo prima, è una grande questione che poi arti come forte, dico artite come John o come Sampa, portare metafora dell'azione di un iso o tese di vita civile o del difficoltà di qualche mentre sembra comunque cancellare. Avete visto quella curiosa insieme di guerra, una dentro che è Dundee, italiano era Riba, dove una guerra di indiani bianchi, no, in realtà i nordisti tristi, il re donde lo vuole in capo, ma questo è spirito del Messico, con anza uomini suoi, fuorilegoni e sudisti di sé, e in testapio al Texas al trovano dalla guerra civile del Messico di Venezia contro Siria. Un dei altri, nessun conflitti, c'è bene, sono in questi che è facile che sono i buoni, contrario, fatti si schivamente. In questi conflitti si è fatto il tempo, che questo per la ricostruzione, poi probabilmente quello dove i talsi e anche nel vuoto potenza con la gina ordinaria. Oggi si dice questa è morto. E poi come se questa è morta, dice morta la filosofia è morta, è lo stesso, cioè se vedo che questa è un altro solo. L'incentrato è da non dovere, credo, titolo bello, sì, ok? L'ultimo pezzo di una catena che viene lontano, che ha visto però, film era visto un cavaliere dalle lunghe di Walter Hill, e tra l'altro in direzione di riflesso, prendendo gemme del ballo, in cui dal tuo forno alla spazio sta sistemando un quadro alla parete, solo che compra tutta la conta di forno, 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 e questo sacco di propone che fuori dal web, che il momento sempre su serve, io non accio tu, ma non amavo l'estero, perché era questa maniera di questo parolo in cui ti era la storia del web, venivano fatti dal fuoco e fatto un punto, io credo che esiste come strumentazione questo, e avuto barocco come sono stati anni, i pittori barocco che hanno preso i di Michelangelo, Giolieri, Raffaello, ci hanno scavato, fatto le cose, trovate la prigione di Azione Messina, Emilia, il problema del 1916 per stare in un circuito, il bambino messicano, ripete lì, è evento che spacca una serie di stereotipi e già quel cosa la politica su un milione si dà questo del mondo ci mette e così dobbiamo discutere veramente un genere che dimostra forte anche logicamente è l'unica due tipo aveva fatto all'amoista che ha finito ritto non so o Kangas